Nel manoscritto da cui abbiamo un po' appreso e a cui abbiamo fatto riferimento durante le puntate sui passi, possiamo dirle così, titolarle così, di Rachelina Villani, figlia spirituale di Padre Pio, in questo manoscritto scritto dalla sorella Lucia Villani e Francesca Daniele, vi è una testimonianza diretta con le parole di Rachelina Villani, raccolta a suo tempo da Donato Coco. Una testimonianza che si trova alla fine di questo manoscritto e che si intitola in maniera significativa «Con la preghiera si ottiene tutto». Vi avevo accennato che ci saremmo soffermati un po' sulla preghiera vissuta da Rachelina. Non ha scritto nessun testo, nessun appunto, né sulla preghiera, né sulla fede, eccetera. Ha rilasciato semplicemente la sua testimonianza, e in questo caso una testimonianza raccolta. In questa testimonianza Rachelina ripercorre in maniera molto, per sommi capi, la sua vita e il suo rapporto con Padre Pio. Dice chiaramente che da piccola veniva qui, ha incontrato Padre Pio, voleva andare in Australia, ma Padre Pio gli disse: non è per te l'Australia, non ti preoccupare dell'avvenire, il Signore vuole da te la preghiera, con la preghiera si ottiene tutto, le disse Padre Pio. E Rachelina dice: queste parole mi rasserenarono, con la preghiera si ottiene tutto. Lasciate che mi fermi qualche minuto su questo aspetto, perché non molte volte quando noi diciamo con la preghiera si ottiene tutto, qualcuno potrebbe obiettare: sì, ma io ho chiesto questo al Signore e non l'ho avuto, ho chiesto questa guarigione e non l'ho avuto, questa grazia non l'ho avuta. Con la preghiera si ottiene tutto, non si intende che la preghiera risolve i miei problemi, che la preghiera è il modo per accontentarmi. No, qui si intende non il tutto dell'uomo, ma il tutto di Dio, cioè Dio stesso. La preghiera mi fa ottenere tutto perché io mi metto nella volontà di Dio e non sempre la volontà di Dio corrisponde alle mie attese. Non sempre la volontà di Dio corrisponde ai miei progetti. Non sempre la volontà di Dio realizza quello che voglio io. Se è sua volontà, questo o quello che io desidero si realizza. Se non è sua volontà, questo o quello che io desidero non si realizza. Dio ci ascolta sempre. Dio ci guarda sempre. Dio ci guida sempre, ma come un buon padre sa anche dirci: questo no, questo sì, poi sta a te decidere quale via tu vuoi prendere. Con la preghiera si ottiene veramente tutto. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.